Buonasera cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Edizione straordinaria, come sempre, anche se in tarda serata, il punto di mercato. Il punto di mercato che parte molto rapidamente perché ormai la cosa è, diciamo, passata nel cuore dei tifosi, perché ormai è chiaro che Morata è, che diventerà un giocatore del Milan, che domani effettuerà le visite mediche, poi firmerà un 4 più 1, quindi un 4 intorno ai 5 milioni e mezzo. Quindi sono tutte cose che si sanno, aspettiamo semplicemente la firma del giocatore che diventerà il nuovo attaccante del Milan. E finalmente la prima casella di un puzzle che vedrà come secondo acquisto il tentativo di portare a casa nella scaletta dei dirigenti del Milan. Nella scaletta c'era la priorità Morata e quindi Fofana. Per quello che riguarda l'attaccante, il terzo attaccante, che sarà una cosa secondo me più avanti. Confermato l'interessamento di Abraham e anche qui niente di nuovo. Non riesco a trovare conferme circa l'eventuale arrivo di Fulkrug. Da quello che trapela dal Milan, non ho confermi riguardo a questo interessamento di Fulkrug. Anche se notizia di oggi, Guirassy ha passato le visite mediche, aveva un problema legato a un legamento del ginocchio e quindi Fulkrug potrebbe essere in esubero al Borussia Dortmund. Però al Milan non riesco a trovare riscontri, anche perché è costoso, anche perché è un giocatore non giovanissimo. E quindi come terzo attaccante che il Milan vada a prendere un attaccante di 27-28 anni, un altro di 32, un altro di 31, infatti non ho mai avuto grandi conferme, quindi direi col pennarello non cancelliamo Fulkrug, però il pennarello lo lasciamo lì ma non prendiamo neanche un pennarello per sottolinearlo. Fulkrug in questo momento mi sembra piuttosto lontano, mi dà l'impressione che il meno lontano, non ho detto più vicino, sia Abraham, perché come vi ho sempre detto, è il giocatore che Fonseca amerebbe di più ad avere in squadra. Quindi, se le esigenze della Roma e le esigenze del Milan concilieranno, ma sarà secondo me, e lì non è un dramma, una cosa di agosto, non di adesso. Il Milan adesso è concentrato sul centrocampista e sul difensore, ma soprattutto sul centrocampista. Mi ha un po' preoccupato la frase di un collega autorevole, quale il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che ha avuto come indiscrezione, non l'ha data come notizia, a sua volta lui ha avuto come indiscrezione, o meglio, più che indiscrezione, riporta una dichiarazione del presidente del Monaco, non è un'indiscrezione, è proprio una dichiarazione del presidente del Monaco che dice il Milan su Fofana io non l'ho mai sentito. Quindi, bah, non so se bleffa il presidente, ormai sembra appurato che l'accordo, diciamo, con il giocatore ci sia, però che neanche ci siano stati dei contatti mi sembra strano. Però magari non è al corrente il presidente, mi sembra strano anche questo. Vediamo, ma Fofana è l'obiettivo di mercato e io credo che se non ci saranno incursioni da parte di altre squadre che con un blitz lo portano via, Fofana è il giocatore sul quale il Milan punta per il centrocampo. Centrocampo per Pavlovic più o meno è la stessa storia. Ma non ci sono delle grandi notizie. Ci sono delle notizie invece riguardanti delle uscite, perché oggi ci sarebbe un interessamento concreto, molto concreto, dell'Ester per Selemaekers. E ci credo, Selemaekers è un giocatore di statura internazionale, ha un gioco moderno, è un giocatore che
per la sua vivacità, intensità e buona classe, sarebbe l'ideale per la Premier League, e il Leicester, fresco di promozione, cercherà, sembra, di prenderlo. Questo che cosa comporta? Comporta che potrebbe complicarsi la questione riguardante l'acquisto di Abraham, perché dalle informazioni in mio possesso alla Roma piaceva proprio Selemekers. E trovare un altro giocatore che piace alla Roma per far abbassare un prezzo di Abraham non è facile. Tutto è da capire se Abraham, che avrebbe scelto il Milan, poi ha altri sirene o la Roma ha altre offerte. In questo momento pare di no. E allora, ripeto, per la terza punta il Milan, perché c'è Depay di mezzo, c'è David che scadenza 25, credo che lasci un po' decantare la questione per poi ad agosto eventualmente affondare il colpo. Questa è la mia sensazione di oggi. Chi sta facendo molto bene, l'ho già sottolineato in qualche video passato, è Daniel Maldini. Rientra nei piani, riuscirà a convincere Fonseca? Lui accetterebbe, Daniel Maldini, di rimanere al Milan, dove sembra abbastanza chiuso in tutti i ruoli dell'attacco? Perché se ci sono tre centravanti, c'è Okafor e Leao di là, c'è Pulisic, c'è Chukwueze a destra, e diventa complicato trovare un posto. Però quelli che lo stanno seguendo in allenamento parlano di un Daniel Maldini dalla solita eccellente tecnica, e fino a lì non ha mai, l'ha sempre mostrata la tecnica, ma un giocatore molto forte fisicamente, molto migliorato, molto determinato, insomma un giocatore che sta diventando veramente un giocatore, non che prima non lo sia stato, ma un giocatore vuol dire personalità, forza, determinazione, spirito di sacrificio, insomma sta crescendo in questo senso. E le crescite non hanno un'età, c'è quello che, ma ci sono i cavalli precoci, si dice, o i cavalli che sono tardivi. Ecco, non vorrei che ci sono i giocatori 19-20 anni già bene formati, e Daniel Maldini ha impiegato magari qualche anno a diventare un giocatore sempre più, diciamo, competitivo a eccellenti livelli. Chiudo questo video con una notizia che sapevo già, ma è stata divulgata ancora. Una parte di questa notizia la sapevo, l'altra no. Tre collaboratori storici, tre fisioterapisti e un massaggiatore paesanti, Roberto Morosi e Rossetti. Ve lo ricordate, Rossetti è sempre quel bianco di capelli che era quello che dava per primo le bottiglie, paesanti e il massaggiatore storico da tanti anni, niente, non saranno più, non lavoreranno più per il Milan. C'è stato in questo senso una decisione di lasciarli via. Rossetti rimarrà comunque nel settore femminile, Roberto Morosi non credo, Paesanti non credo. Ecco, invece una notizia che tutto sommato, non dico che mi ha fatto piacere, ma che, ecco, mettiamola così, non mi è dispiaciuta, è l'allontanamento del preparatore dei portieri Tony Roberts. Non era un modo di allenare i portieri, quel poco che ho visto, che mi faceva impazzire, molto intenso, ma secondo me prima con Gigi Ragno e i suoi collaboratori precedenti, anche Flavio Roma, mi sembrava un Maignan che sia molto progredito sul piano tecnico. Invece mi è sembrato sul piano tecnico un filino regredito. Non mi sembra, e non certo per colpa di Gigi Ragno, perché chi si occupava soprattutto di lui è Tony Roberts. Adesso sono contento che Fonseca abbia imposto il suo preparatore dei portieri, che non conosco, ma le metodologie di Tony Roberts, personalmente, quando vedevo quei pochi allenamenti, non mi hanno mai fatto impazzire, non mi hanno mai fatto pensare che potesse essere
un allenatore da far crescere il portiere Maignan. Quindi dispiacere per l'allontanamento dalla prima squadra di e Rossetti, gli altri due addirittura non sono più nell'organico del Milan, perché ormai li conoscevo da tanti anni, dispiace. Per Tony Roberts invece no, non ho dei grandissimi dispiaceri. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.